questa maglia fa onorato di questa città. La gente va allo Zaccheria, mica all'università. Facciamo tanto casino, fanculo casino. E non ci avrete mai come volete voi. Sciarpa al collo, battiamo le mani per i nostri eroi. Si chiama foggia ed è una malattia che non va più via, che non va più via, che non va più via. Sopra il beat con Vini G e Cili C. Non rumba un cazzo a cattivi CD. Dalla serie D alla serie C, con in testa un unico obiettivo, frate, la serie P. Serie P. Voglio vedere questo posto guaio. Pensavo d'avventura. Allora, il Foggia prende il miglior risultato possibile dopo la vittoria e il pareggio, cioè evita di farsi rimontare il 4-0 dell'andata. Più di questo non ci sono proprio riusciti a fare. Commentano questa sconfitta per 3-1 al derby dei nuovi amici, e avremmo voluto accoglierli meglio con una vittoria, però fa niente, dai. Partiamo subito da chi c'è già. Partiamo da Roma, abbiamo Armando e Michele. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao, che dire, è stata una partita, diciamo, io reputo così, perché se sul piano del gioco e della qualità delle giocate, come al solito abbiamo surclassato l'avversario, sul piano delle occasioni e della concretizzazione di quello che produciamo, abbiamo fatto davvero, davvero poco. È vero che il discorso che dice che in Serie C le squadre che vincono spesso non giocano bene, oppure non hanno non devono per forza avere un'estetica particolarmente curata, però secondo me per me è importante anche avere una base di gioco solida e un copione su cui basarsi. Non è bastato, perché Lecce ha trovato l'episodio che ha sbloccato subito la partita e l'ha messa subito come volevano loro, perché il loro copione, quello che dovevano seguire loro, era il fatto di difendersi e ripartire. Sbloccando la partita al sesto minuto hai fatto sì che Lecce avesse già al 80-70% già la partita in mano. E come è venuto fuori questo episodio? Su un'occasione casuale, perché da quello che ho visto il Lecce, a parte un piccolo sprazzo nel secondo tempo, all'inizio del secondo tempo, ha basato specialmente il suo gioco su azioni casuali, su palle diciamo sporche e niente più. L'unica luce l'accendeva Moscardelli, quando con la sua visione di gioco, perché ovviamente Moscardelli non era un giocatore di categoria superiore. Smistava la palla in modo organizzato, dava lui l'impressione che Lecce avesse un'organizzazione di base, ma secondo me ovviamente qui le individualità l'hanno fatta da padrone, diciamo, in questa partita qua. Ok, ragazzi, allora facciamo parlare dopo, diamo un po' di spazio anche a Michele. Sì, sì. Certo. Allora, salve, io aggiungerei una cosa, cioè che non trovo mai giustificazioni per questo tipo di episodi, ma è l'ennesima volta che l'arbitraggio ha influenzato notevolmente la gara, visto che per me il fallo di Surraco su Narciso era inevitabilmente da espulsione. L'analisi di Armando per me è stata impeccabile, però ripeto, non vorrei trovare giustificazioni di questo tipo, però l'ennesima volta l'arbitraggio ha influenzato la gara. Poi alcune scelte forse da parte di De Zerbi in difesa potevano essere discutibili, però diciamo che con l'assenza di Chiara le soluzioni erano quelle. Per me Chiara è un giocatore importantissimo, che porta fisicità al gioco del Foggia, e oggi una partita era molto molto fisica. Il Lecce è una squadra che imposta molto la gara su questo tipo di atteggiamento, e per me così si vincono i campionati di Lega Pro, anche con questo tipo di atteggiamento. Foggia un po', come dire, leggerino dal punto di vista fisico, e secondo me ha fatto meglio nel secondo tempo, quando è stato Gigliotti a impostare l'azione, mentre all'inizio, che prima Vacca davanti alla difesa e poi Agnelli,
venivano sempre ingabbiati e pressati e facevano difficoltà a creare gioco. Nel secondo tempo invece secondo me Gigliotti ha Così preso mano. in mano le redini del gioco del Foggia, abbiamo giocato più palla a terra, paradossalmente anche se abbiamo preso due gol, quindi, però secondo me il Foggia ha giocato molto meglio nel secondo tempo. E quindi questa è la mia personale visione della Va partita per ora. bene, va bene. Bell'esordio dei nostri amici, dei nostri nuovi amici. A Roma ci deve essere un bel gruppo perché continuiamo a coltivare foggiani da quelle parti. va bene così. Beh, Pino, rimanete qua, ragazzi, non andate Sì, via. sì, sì, Ci siamo. certo. Mettiamo un Allora, mute, però ci siamo. perfetto. Allora, Pino, questa levataccia per il terzo miglior risultato che potevamo fare, insomma, abbiamo difeso il 4-0, siamo riusciti a portare a casa perlomeno questa differenza reti a nostro favore, che sembra una stupidaggine, ma almeno una posizione migliore ce la dovrebbe garantire. Tu che dici? Se vogliamo parlare sarcasticamente, sì. Se vogliamo vedere la partita come è andata e il momento in cui si trova il Foggia, la vedo critica un po'. Non per essere negativo, ma il carattere di una squadra si vede proprio nel momento nei momenti più duri e il Foggia, secondo me, non ha carattere. A parte le varie situazioni, arbitraggio io lo darei come ultima spiaggia perché soprattutto oggi l'arbitraggio non è che mi abbia dato qualcosa da ridire nel particolare, è stato proprio il Foggia che non c'è stata partita, il Foggia non è sceso in campo, il Foggia è sceso in campo gli ultimi 10 minuti dopo che ha avuto questo gol fortuito e si è visto un Foggia un po' più pimpante. Quindi niente da recriminare sulla squadra, la squadra ha giocato male, oggi il Foggia non ha giocato bene e vedo molta confusione pure da parte del mister, non so se il mister al momento passa alla squadra la sua tensione di questo comando del campionato che si sta trasformando in distruzione della squadra. Quindi non so, la partita oggi non mi è piaciuta assolutamente. E ultimamente nelle ultime partite abbiamo vinto a Melfi giocando malissimo. Abbiamo fatto un pareggio in casa contro il Matera che si poteva evitare il pareggio, si poteva fare direttamente alla vittoria e abbiamo perso uno scontro diretto contro il Lecce, quindi diciamo stiamo andando da male in peggio. La sconfitta a Lecce ci sta, ma non così. La sconfitta a Lecce ci sta perché anche loro sono costruiti un pubblico delle grandi occasioni, ma non. Tecnicamente il Foggia c'è, ma fisicamente il Foggia non c'è. Questa è un po' un'altra pecca che ha il Foggia. Quindi sicuramente è meglio che De Zerbi lasci perdere la Coppa Italia, mette in Coppa Italia la terza squadra che abbiamo, neanche la seconda squadra, e giù in campionato. E adesso sono rimaste proprio poche partite, quindi la vedo competitiva. E sembrerebbe che quest'anno il Foggia le situazioni più difficili riesce a venirne fuori. Nelle situazioni un po' più semplici il Foggia si complica la vita. Quindi Abbiamo una telefonata, abbiamo più di qualcuno lì. Scusami se ti interrompo. sì. Proviamo a sentire chi c'è? Chi c'è in linea? Viaggio? Valentino. No. Come va? Valentino, come va? Noi va come puoi immaginare, ma penso che tu che ti sei fatto tutti questi chilometri per andare al Via del Mare, per andare a casa tua praticamente, però vedere questa partita non sarai molto contento. Che mi dici? No, boh, dai, è stata una partita indecente, dai, non, cioè, non, al di là il Lecce secondo me non è che ha fatto niente di che, ha
hanno fatto la solita partita catenacciara, però come diciamo assugnanti, diciamo come si dice, non erano, quantomeno hanno giocato la pelle, erano più reattivi. Noi abbiamo fatto un primo tempo passeggiando senza essere mai pericolosi, e poi il secondo tempo avevamo iniziato un po' meglio, poi però ci siamo sbilanciati, abbiamo preso il secondo gol. Due gol molto simili tra l'altro, tutti e due dei cross con difesa abbastanza schierata, e poi niente, anzi meno male abbiamo limitato i danni, perché a un certo punto pensavamo potesse andare pure peggio. Sì, però l'atteggiamento non è piaciuto a nessuno qua, rischiavamo di vedere ribaltato il risultato. Ci mancava solo quello. È giusto, hai ragione. No, poi insomma la gente era tanta, ma tutti sono un po' incazzati, quindi ha ragione pure insomma secondo me, perché non è stata una partita sicuramente rispettosa nei tifosi che sono venuti, pure, insomma, non... c'è stato uno spirito così insomma un po' guerrigliero. Dopo la fine avete fatto, sono venuti a salutare i... Io sono passati sotto, però c'era un po' di gente che applaudiva, un po' molti fischiavano, diciamo, sono venuti per educazione a salutare, secondo me, ecco, più che e non credo che nessuno volesse tributare gli applausi, anche perché non se ne meritavano, onestamente. Senti, quanti eravate? Non so stimare, però penso 400-500, credo. Cioè, parlano di 800 biglietti, può essere? Ah, può darsi, non riesco a calcolarli bene, perché poi alcuni sono andati sotto dopo, quindi quando è iniziato a piovere non riuscivo più a capire quanti eravamo. Sì, secondo me comunque sono stimati pure i 17.000 accesi, perché non mi sembravano proprio 17.000, ecco, a vedere lo stadio. Senti, ma dalla partita che hai visto, l'approccio alla partita del Lecce, quel tipo di approccio è un approccio che concreto? Cioè, allora, secondo me la partita per loro si è messa nel modo migliore, perché io credo che loro quello volessero, andare in vantaggio e fare difesa d'oltranza, tant'è che come sempre poi hanno fatto tutti i falli sistematici a centrocampo, però comunque arrivavano prima sui palloni, erano più dinamici, cioè l'hanno vinto meritatamente la partita, c'è poco da dire. L'atteggiamento nostro è stato sempre il solito, con il nostro fraseggio, che non è nemmeno riuscito, non ci sono state nemmeno grosse fasi di possesso palla, secondo me, insomma, non abbiamo mai tirato in porta al primo tempo, che non è una novità, però insomma nemmeno ci siamo avvicinati. Sì. Senti, vicino a te c'è qualcuno dei nostri amici? Sì, ti passo Giovanni, guarda. Bene. Dai, io saluto tutti quanti. Dai. Sì, va bene. Ciao. Pronto? Pronto? Giovanni. Ciao Biagio, ciao. Allora, questa faticaccia fino a Lecce per difendere soltanto il risultato dell'andata, cioè alla fine solamente per... Meno male, è l'unico aspetto positivo, abbiamo complessivamente, siamo ancora in vantaggio, 5-3. Ma la partita è stata veramente molto deludente, Ti devo dire la verità, sono rimasto proprio molto deluso, perché la squadra assolutamente assente, la partita l'avete vista anche voi, non abbiamo fatto una conclusione durante tutta la partita. Il Lecce ha meritato, pur non essendo una squadra di altissimo livello, insomma, però ci ha messo in difficoltà in tutte le fasi del campo. Sinceramente io non so chi salvare, salverei gli ultimi 10 minuti di Chiricò, che è stato più vivace e rapido, per il resto sono tutti da bocciare, Lanzaro, da bocciare lo Iacono nel ruolo di terzino, assolutamente insufficiente, è mancata completamente la sfida a cui eravamo abituati a vedere con Di Chiara. Anche Angelo è stato deludente nella spinta offensiva, ma quello che mi preoccupa secondo me è una questione fisica, perché diciamo l'impostazione del gioco è sempre la stessa, il tic tac, però a ritmi lentissimi, con l'aggravante che ci sono stati incertezze di difesa, e abbiamo però limitato il passivo, perché non
non poteva finire molto peggio, insomma, come avete visto. Sì, io penso che De Zerbi debba fare un esame di coscienza, perché gli errori li fa lui, eh. C'è qualcosa nella preparazione atletica, qualcosa che ci sfugge, insomma, perché ovviamente noi non stiamo tutti i giorni dietro agli allenamenti, deve prendere qualche provvedimento, insomma. Certo, e questa volta li ha fatti giocare tutti, cioè li abbiamo visti tutti, sì. Giocatori. Ormai non ci sono giocatori che mancano o altro, è proprio, c'è qualche problema e individuarlo comincia a diventare importante. C'è qualcun altro lì vicino, Giovanni, che vuole intervenire? Sì, un attimo, vediamo un po', che siamo bloccati, ancora non siamo. Chi vuol parlare con Mitico Channel? Vuoi parlare con Biagio, con Mitico? Ti saluta Tonino Basta, che stava verso l'uscita. Marinosci, vuoi parlare con Biagio su Mitico Channel? Sì, ti passo Tonino Marinosci. Perfetto. Biagio, buonasera. Buonasera Tonino, sei in diretta su... Benissimo, benissimo. Senti, ormai la partita noi l'abbiamo vista come vuoi. Benissimo, benissimo. Però tu potresti dirci qualcosa sul clima, almeno su come... sulla differenza. Niente, il clima è che purtroppo la tifoseria si è resa conto che abbiamo una squadra non da primato, e chi non si rende conto è il tecnico che presume di avere una squadra da primo posto, presume di essere il migliore allenatore della cadetteria, e di fronte a questa presunzione i risultati non vengono. Sull'1-0 a favore del Lecce lui ha avuto la presunzione di ribaltare il risultato facendo un errore tattico, come lo stesso errore che ha fatto con il Matera tenendo due centrocampisti, e la stessa cosa ha fatto oggi facendo entrare un altro attaccante avendo secondo lui la certezza di ribaltare il risultato. Il risultato invece lo hanno aumentato gli avversari, e quindi la verità è che De Zerbi sta perdendo punti per presunzione. Questo è il mio punto di vista. Bene, anzi male, certamente non è una cosa che ci fa piacere, però una motivazione ci deve pure essere, perché punti non ne stiamo facendo. E non si può pensare, si può anche pareggiare a Lecce, non si può pensare improvvisamente sull'1-0 di far entrare un altro attaccante togliendo un centrocampista e dando maggiore spazio agli avversari. Gli stessi errori che ha fatto con Matera li ha ripetuti oggi, e poi comunque c'è un calo di condizione atletica spaventoso che si verifica sempre nella ripresa, e questi argomenti di natura tecnica devono essere ben vagliati da gente competente. Io da quello che so i preparatori sono stati integrati, è arrivato qualcuno in più, ma i risultati non si vedono, la squadra corre meno rispetto all'anno scorso, soprattutto nel secondo tempo. Senti, ma il gol del Foggia alla fine, a tempo quasi scaduto, insomma, fatto bene o ha fatto rabbia a chi c'era lì? Ha fatto rabbia, perché se conteneva il risultato sull'1-0 era un pareggio che ci portavamo a casa. Se non aveva la presunzione di ribaltarlo l'1-0 a favore del Lecce, noi avremmo pareggiato. Lui invece ha avuto la presunzione di ribaltare l'1-0 a favore del Lecce facendo entrare un altro attaccante e scoprendo un centrocampo. Purtroppo ha fatto degli errori già identici a quelli col Matera, e identici a quelli del Matera c'è stata la carenza di condizione atletica. Quindi da parte dei tifosi c'è la rabbia per non aver pareggiato, non perché lui invece è arrabbiato per non aver vinto, è qui la differenza. Perché è il migliore di tutti. Io stimo molto De Zerbi, so che farà carriera, però non può buttare le partite via in questa maniera qua. Certo. Va bene. Senti, io ti ringrazio, Biagio. No, sono noi che ringraziamo te per l'intervento, che ringraziamo tutti quelli che sono andati fino a Lecce per vedere una partita che è andata come è andata. Benissimo, però la tifoseria, grazie, la tifoseria è sempre festante nonostante tutto. Sì. Infatti la tifoseria non ha come dire reagito male nei confronti della squadra, però giustamente qualche critica bisogna pure farla.
certo. Soprattutto se è giusta. E soprattutto se siamo ancora lì a lottare e quindi dobbiamo trovare delle soluzioni per cercare... Certo, ma perché alla fine del primo tempo tutti noi dicevamo questo Lecce non ci fa paura, questa è la verità. Certo. Noi tifosi dicevamo questo Lecce non ci fa paura, quindi con un po' di accorgimenti potevamo benissimo portare a casa il pareggio, però quando poi si vuole vincere questi sono i risultati alla fine. Va bene, io ti ringrazio per l'intervento. Se non ci Grazie. Sono altre persone vicino a te che vogliono intervenire, noi... Non lo so, c'è il preside Michele. Certo. Michele, c'è Gian Priamo, il nostro caro tifoso. Se vuoi intervenire in diretta su una trasmissione, c'è Biagio Policelli. Vuoi parlare un po'? Un attimo solo, sì, te lo passo. Certo. Ciao, buone cose. Ciao, buon rientro. Pronto? Ciao, sei in diretta su Mitico Channel. Chi sei? Sì. Michele. Ciao Michele. Ciao, anche tu sei uno degli 800 che... Uno degli 800, sì, uno degli 800 che è mosso dalla grande, forte passione che prova per la nostra squadra di calcio, si è fatto i suoi 250 passi chilometri insieme agli amici per seguire la nostra squadra del cuore. Più il ritorno. Purtroppo, più il ritorno, ci aspettano altre 3 ore adesso di ritorno. Va bene, magari stamattina eravamo pieni di speranza di vedere una bella partita che purtroppo non c'è stata. Siamo terribilmente delusi perché le cose non sono andate come tutti ci si aspettava. Ma anche tu sei deluso più da come è maturato il risultato che dal risultato in sé per sé? C'è anche... Ma ovviamente la prima delusione è il risultato, perché ormai si è capito, lei ci ha fatto capire questo, che la Serie C si può vincere con un utilitarismo. La squadra del Lecce ha fatto un gioco utilitaristico e questo fa capire come il campionato si può vincere più che con lo spettacolo, si vince con il gioco utilitaristico. Il Lecce ci ha dato questa dimostrazione stasera, perché ormai si è capito che il calcio spettacolo, il gioco dove si bada esclusivamente allo spettacolo, non viene sempre premiato. Adesso con questo non voglio rigettare tutto il bel gioco che il calcio ha espresso fino a 3 domeniche fa. Dico fino a 3 domeniche fa perché il calcio spettacolo, ma anche il primo tempo di Benevento è stato un gioco spettacolare. Purtroppo poi quel gioco spettacolare non è più, non ha portato al risultato, perché poi non abbiamo saputo difendere il risultato e la squadra avversaria ne ha approfittato. Oggi ripeto, il Lecce non ha fatto un granché di gioco, ha fatto un gioco esclusivamente utilitaristico, perché marcavano a uomo al centrocampo, aggredivano con tanta veemenza i nostri, non davano la possibilità ai nostri di ragionare, e questo è il gioco che purtroppo fanno gran parte delle squadre della Serie B che aspirano alla promozione. Tutto qui. Michele, grazie Tutto dell'intervento, qui. Un buon rientro a tutti. Grazie, ti salutano grazie. Gli amici con che sono chi, collegati. Con chi ho parlato? Allora, Biagio da Mitico Channel, poi potrai rivederti su YouTube sul nostro canale. In questo momento siamo in diretta e ti sento un po' da tutto il mondo e ti saluto. Ok, grazie. Ciao, grazie. Un abbraccio, buon rientro a tutti. Buon lavoro a voi. Ciao. Allora, io a questo punto, prima di... intanto volevo sapere se è rientrato, se c'è Giacomo. Giacomo, ci sei? Sì, io ci sono. Se Perfetto. Non mi senti... Allora Giacomo, noi adesso mandiamo la pubblicità e ripartiamo da te, così sentiamo cosa ne pensi. Facciamo un nuovo giro prima di fare la seconda parte della trasmissione, d'accordo? Giacomo? Wait. Va bene, va bene, perfetto. Andiamo con la pubblicità.
Signore e signori, pubblicità. Buonasera a tutti, amici della Chiara. Sentire un po' da Giacomo. Giacomo, ci sei? Sì? Giacomo? Giacomo, ci sei? Eccoti. Ottimo, eccomi. Allora, volevo un po' sentire da te, tanto ci hai seguiti finora, hai sentito anche gli amici che sono andati fino a Lecce, hai sentito i nostri nuovi amici dallo studio 3 di Roma. Siamo arrivati a 3, Armando e Michele, lo studio 3 di Roma, che sono intervenuti prima. Tu hai sentito un po' tutti. Che cosa ti ha colpito di più? Bah, io non sono tanto d'accordo sulla storia del bel gioco che non paga. Anche perché fino a 2 settimane fa eravamo primi, e settimana scorsa con il bel gioco, se al 40° del primo tempo non avessimo fatto un'ingenuità, probabilmente saremmo stati ancora primi. Quindi è proprio che è una squadra che ormai è scoppiata dal punto di vista caratteriale. Non fisico? E anche fisico, però ho proprio l'impressione di una squadra fragile, e questa ce l'ho dall'inizio del campionato, dal punto di vista proprio mentale. E veramente non so che dire, credetemi, sono ai limiti della delusione, del nervoso. Poi per me questa era una partita particolare, che a Lecce si può pure perdere, però pareggiare col Matera, cioè venivamo da un po' di risultati, secondo me, che avremmo dovuto evitare. La mia delusione è data dal fatto che ormai il primo posto diventa sempre molto più difficile, però non l'hai persa oggi. Sono incazzato nero, veramente nero. Giacomo, noi abbiamo, a questo punto, dopo questa partita, vediamo anche di capire una cosa. Noi siamo, dall'inizio dell'anno, abbiamo messo insieme 4 partite consecutive pareggiate in casa. Secondo tempo a Melfi in cui abbiamo difeso strenuamente l'1-0 perché non ce la si faceva a fare altro. Un secondo tempo col Benevento, col Matera, che abbiamo visto come è andata, insomma. E adesso questa partita con Lecce, che forse non avrà il gioco spumeggiante come il nostro, però è sicuramente riuscito a migliorare in maniera esponenziale rispetto a quello che abbiamo visto all'andata. Tutto questo, visto che insomma noi comunque al di là dell'estetica abbiamo anche degli obiettivi di classifica, tu come la vedi? Come te lo spieghi questo modo di... questa involuzione che abbiamo avuto? Non me la spiego, me la spiego forse nel fatto che veramente... Non sono calciatori pronti, sono dei giovani che hanno avuto la fortuna quest'anno di trovarsi dentro una società che li ha coccolati da quando è arrivata, e non c'hanno proprio la fame di risultato. Paradossalmente la squadra l'anno scorso aveva più voglia di emergere. Questa qua è fatta di tanti giocatori molto forti tecnicamente, che molti anche nel loro passato hanno dimostrato di non avere determinati attributi caratteriali,
reali. La squadra si specchia, perde la testa facilmente, una squadra nervosa. Non lo so, io sono veramente arrabbiatissimo. Va bene, allora Giacomo, facciamo una cosa adesso. Allora, prima di ritornare a Roma e a Los Angeles e sentire un po' se, perché voi avete rotto il ghiaccio con il primo intervento, però chiaramente adesso ci sono stati gli interventi degli altri, quindi vediamo un pochettino come la penso. Io vorrei provare a chiamare Tona, vediamo se riusciamo ad avere anche un parere in più. Pronto? Tona. Ciao, buonasera. Biagio. Buonasera. Senti, da 1 a 10 quanto sei arrabbiata in questo momento? 100.000. 100.000, sì. Va bene. Sì. E il momento in cui ti sei arrabbiata di più? Durante la partita? Uno solo. Io faccio un po' fatica a trovarne uno solo, perché è stata si può dire una bestemmia continua, mettiamola così. Diciamo che il momento di conforto massimo, perché l'incassatore è arrivato sul 3-0. Io sul 3-0 veramente ho avuto un crollo totale, da abbiamo buttato un altro campionato, ci aspetta un altro anno di Serie C, è iniziato tutto quel vortice lì che non ne sono ancora uscita, quindi me la sto scontando con il mattarello, va bene così. Sì, poi ci darai la ricetta, perché stavi preparando, sappiamo, i nostri servizi di informazione ci dicono che tu sei in cucina a preparare un gnocco modenese fritto con lo strutto. Bellissimo. Allora vi potete consolare con lo gnocco modenese fritto con lo strutto. Va bene, senti, però ecco, al di là dell'arrabbiatura, cioè dobbiamo anche trovare dai tifosi e soprattutto alla squadra, visto che ci vanno loro in campo, la forza per cercare di capire che che in questi momenti non dobbiamo dimenticare che esiste sempre un secondo obiettivo. Cioè, io non so, in questo momento è difficile e da presuntuosi pensare ancora di dominare il campionato, è già complicatissimo ritenere di poter lottare ancora per il primo posto. Cerchiamo almeno di non fare sciocchezze, perché proprio su quel 3-0 noi avremmo potuto perdere la testa e perdere il vantaggio nei confronti del Lecce. Non so se hai seguito prima, ma molti di noi, me compreso, abbiamo detto, tutto sommato abbiamo preso il terzo miglior risultato possibile, la vittoria, il pareggio e rimanere almeno in vantaggio di gol sul Lecce. Lo so, perché ma c'è stato un momento in cui rischiavamo effettivamente non ci avevo ancora riflettuto, grazie, in effetti mi hai dato quel leggero attimo per tirarmi un po' meno fuori adesso facciamo grazie. Vedere, mettiamo, questo è il terzo gol che ha beccato il Foggia, questo che stiamo facendo vedere adesso. È un fotogramma che significa anche che il Foggia si è beccato delle ripartenze micidiali da parte del Lecce, che forse avrà fatto. Noi non sappiamo reagire. Proprio abbiamo dimostrato che io ho paura dei playoff, non tanto per i playoff in sé, per come li abbiamo sempre fatti noi playoff e vabbè, ma proprio perché noi non abbiamo la forza di carattere di reagire quando serve, e questo lo stiamo dimostrando da tante partite ormai. Quindi io non volevo ormai andare ai playoff, perché non abbiamo il carattere, secondo me, considerando quante partite sono, di reggerli fino in fondo e vincerli. Poi spero di sbagliarmi, per carità di Dio. Io spero sempre di essere smentita. Secondo te è meglio sempre puntare comunque a una rimonta, a rimanere lì e lottare per il primo posto? Sì, sperando in un suicidio collettivo, sì. Secondo me sì, per il carattere che abbiamo al momento sì, poi se magicamente rinsaviamo e diventiamo maturi di testa, tanto da poter reagire alle pressioni dei playoff, ben venga, però è un anno e mezzo che va avanti così, dubito che magicamente in 2 mesi, però se succede,
Cortona, ci può consolare il fatto che in Serie D eravamo lontanissimi in questi, di questi tempi dalla zona dei playoff e poi li abbiamo beccati con un finale di stagione ad alti livelli, anche con, qualche, squadra, anche con qualche squadra che era avanti e che ha mollato completamente. Questo lo dobbiamo dimenticare. Magari qualche suicidio, speriamo bene che poi il suicidio corrisponda con una nostra vittoria, perché finora i suicidi che ci sono stati noi non ne abbiamo mai approfittato, quindi speriamo. Sì, è vero. C'è rimasta solo quella, c'è rimasta solo la speranza, quindi va bene così. Senti, tanto ti lasciamo al, mi butto di faccia nel ciauscolo e che ha una quantità industriale di distrutto sicuramente. Sì, e speriamo di risentirci con chi giochiamo la prossima, la prossima con la Lupa. Sì, alle 15, domenica 28. Ce la faremo. Guardavo tutte le sul calendario appeso in cucina. Ce la faremo. Almeno con la Lupa, sì, dai, cioè, basta però. E spugneremo lo Zaccheria, va bene. E sarebbe anche ora che spugneremo lo Zaccheria, perché sai com'è, dopo quante, quattro? Sì, basta. Quattro consecutivi, sì, va bene. Basta. Va bene così, basta. Mandiamo questo messaggio alla squadra, basta, ci basta. Fuori le palle, grazie. Perfetto, grazie. Grazie Tona, buon proseguimento. A tutti. Alla prossima, ciao. Ciao, ciao Biagio, un bacio. Ciao. Ciao. Allora, ora si torna proprio da voi, si torna dagli amici. Io ripartirei a Roma. Allora... Visto e considerato che adesso li avete sentiti tutti, no? Voi siete, e penso vi siete anche un po' sciolti perché hai visto, qui siamo dei tifosi che parlano fra di loro, insomma. Sì, no, lo abbiamo notato. E oggi siamo dei tifosi un po' delusi, un po' incavolati che parlano fra di loro. Sì. Però sentite, visto che siete in due, di tutti questi commenti, avete sentito anche gli amici che erano lì che si sono fatti questi 250 più 250, 500 chilometri per andare a vedere il Foggia, per andare a vedere quel partito. Che sono andati lì, quindi li capisco perfettamente. Però voi che dite? Cioè, avete sentito due... non tutti hanno espresso lo stesso parere, nel senso che, per esempio, comunque sul discorso del bel gioco da cui si può tirar fuori comunque il risultato, sempre che ci sia la forma fisica a sostenerlo, Giacomo dà una sfumatura di pensiero diverso. Voi cosa ne pensate? Allora, io penso che sarò l'unico folle, diciamo, a credere che il campionato sia ancora alla nostra portata, perché non mi sembra che possa essere perso quando mancano 11 giornate e siamo ad un punto dal Lecce, uno dal Benevento, seppur che è una partita in meno, però comunque non vedrò questo bicchiere sempre mezzo pieno, però non mi sembra che siamo una delle squadre, continuo a ripetere, che ha il potenziale per poter vincere questo campionato. Abbiamo il pubblico, sono 15.000 ogni domenica e nessun'altra squadra della Lega Pro possiede uno stadio del genere, e quindi penso che la società è una società forte. Mi dispiace sentire anche queste critiche all'allenatore, perché quando una partita va male si critica l'allenatore, poi il Foggia gioca il miglior calcio della Lega Pro e tutti quanti le saltare De Zerbi, e mi sembra di averlo sentito da sì, qualche tifoso. Michele, ascoltami, è una sola partita che il Foggia non si esprime bene? Dall'inizio dell'anno i risultati sono quelli. Ci sono state partite in casa che abbiamo pareggiato, 4. E proprio in quello stadio dove c'era quella forte presenza di pubblico a cui facevi riferimento tu. No, ho detto potrei sembrare un po' così, però io sono l'unico che continua a vedere il bicchiere mezzo pieno, perché per me il Foggia ha ancora il potenziale per poter vincere il campionato. Sarò l'unico a crederlo, ma io ci credo e spero che possa succedere. Certo, pensi anche tu come Tona, che ci chiamava fra l'altro da Pesaro, prima non l'ho detto, che è meglio puntare comunque a una difficile risalita e prendere il primo posto che non sperare che questa squadra possa arrivare ai playoff e vincerli? Cioè, delle due cose, cos'è più complicato in questo momento? Lo so che chiederlo dopo una sconfitta... Io ho detto, cioè, la matematica è quella, nel senso che noi siamo un punto dal primo posto, seppur il Benevento deve giocare, la Casertana deve giocare col Cosenza stasera in casa. Cioè, la matematica è quella, mancano 11 partite, quindi io non mi ritengo assolutamente... Mi ritengo che potenzialmente possiamo vincerlo.
quindi io continuo a sostenere che il Foggia può vincere il campionato e mi prendo tutta la responsabilità di dire questa affermazione pesante, però continuo a sostenerlo e lo sosterrò fino all'ultima giornata se sarà perfetto. Possibile. Allora questo spezzone, quando vinceremo con la promozione diretta, lo conserviamo e lo mandiamo. Esatto, conserviamo. Lo aveva detto Armando. E tu? Io sono dello stesso parere, però devono esserci le componenti giuste. È vero, noi potenzialmente possiamo dominare il campionato a mani basse, perché io ho visto che il Foggia è la squadra che forse è l'unica squadra che può permettersi di dominare il campionato a mani basse, dominarle tutte, ma può anche pareggiare o perdere con tutte, paradossalmente. Se il Foggia fa il Foggia, non ce n'è per nessuno. Se il Foggia non fa il Foggia, succede quello che è successo con il Matera, succede quello che è successo, non dico con il Monopoli, succede quello che è successo con la Paganese, con la Juve Stabia. Non bisogna buttarsi a terra in questo momento qui, bisogna credere in quello che ti ha portato ad arrivare a sperare questa situazione che abbiamo tuttora, perché come dice Michele, tutto è ancora possibile, possiamo ancora arrivare primi. Adesso il fatto di non credere più nel gioco di De Zerbi, in De Zerbi, è una cosa un po', diciamo, perché se il Foggia è ancora una società che esiste nel calcio italiano, è perché c'è stato il gioco di De Zerbi che ha portato, dobbiamo anche ricordarci di queste cose qui, penso, no? Certo. Il Foggia deve gran parte di questa opportunità che sta avendo a De Zerbi, alla sua idea di gioco e alla sua filosofia che ha espresso fin dall'anno scorso. Essere troppo duri con un gioco, un lavoro che ti ha portato avanti e ti sta regalando questa opportunità, perché diciamo è stata figlia di questo lavoro qui da un anno e mezzo, e non è giusto al 100% per me. Poi diciamo, in un momento come questo, che non è un momento, come hai detto tu, felice, per un momento storico felice per il Foggia, perché si vede anche dalle piccole cose, dei rimpalli che perdi, dalle palle sporche su cui magari arrivi secondo per un episodio stupido, però bisogna fare quadrato e cercare di andare avanti. Sono ottimista perché penso anche io che il Foggia può tranquillamente, io dico tranquillamente, dominare ancora il campionato, però bisogna fare quadrato ed essere uniti fra tutti. Ecco, va bene. Senza diciamo cadere troppo in critiche facili, che potrebbero sembrare facili solo nel momento in cui magari si va a perdere, e mettere in discussione un progetto che è stato serio e ci ha portato fin dove siamo adesso, mi sembra un po' facile e può essere anche pericoloso, secondo me. Certo. È una cosa che mi piace sempre sottolineare di questo spazio che ci siamo ricavati, e che noi ospitiamo senza problemi tifosi e che hanno ovviamente dei pareri differenti fra di loro, e questa è una ricchezza per noi di cui andiamo fieri. Io vorrei sentire, intanto c'era un saluto in chat per Michele che lo riferiamo, penso che c'è qualche amico di Michele che ti ha visto e ti saluta. Allora, Pino, che tu sei abituato ormai ai saluti da tutti quanti, in conclusione, poi facciamo l'ultimissimo giro, visto che siamo in conclusione, poi parliamo della prossima partita. Tu rivedi qualcosa del giudizio dopo aver sentito tutti quanti? O confermi? Ma a confermare, ovviamente uno va col... guarda tutta la situazione in un modo, diciamo, positivo, perché il Foggia non è che sia perso, sempre lì, lotta, con la differenza purtroppo che bisogna vedere la realtà delle ultime partite. Dal 2016 il Foggia non è che abbia convinto più di tanto, soprattutto in casa. Fuori casa l'unica partita che ha mezzo convinto è stata a Catanzaro, poi altra trasferta fuori casa, le partite in casa, abbiamo perso punti importantissimi, giocando forse un ottimo primo tempo, un discreto secondo tempo, si va in vantaggio, poi si viene recuperati col risultato fortuito, di classe, come oggi, certi gol che abbiamo visto pure oggi, un bellissimo gol, il secondo gol del Lecce,
il terzo pure del Lecce, quindi stanno da rivedere tanti fattori, e uno di questi fattori saranno gli innesti nuovi che hanno portato forse un po' di agitazione nello spogliatoio, agitazione tra i giocatori, non comprensione da parte dei giocatori, il morale del tecnico che dà ai giocatori questa tensione di gioco, 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 e vengono perse palle importanti, perché si vede anche oggi da parte di Narciso un po' troppa tensione. L'abbiamo sempre detto, ripetuto, come domenica scorsa a fine partita con Di Chiara, che ha reagito, è stato espulso. Oggi l'abbiamo rivisto con Narciso, un po' di tensione. Quindi non so, adesso non so cosa sia successo, cosa sia scaturito nello spogliatoio del Foggia, però la realtà è questa, che non si possono, non è accettabile per una squadra che deve vincere il campionato. Siamo sempre un punto dalla prima, tra virgolette, la prima oggi, ma non si possono perdere, fare quattro pareggi consecutivi in casa, vincere una partita bruttissima a Melfi, una mezza convinta dalla vittoria che abbiamo avuto a Catanzaro, e ci sta la sconfitta a Lecce, ma non in questo modo. La sconfitta a Lecce ci sta con il nostro tiki-taka, il nostro gioco, un buon possesso palla, dei buoni passaggi, ottimi tiri in porta, ma il Foggia oggi non ha fatto nulla di ciò. Ci sta la sconfitta. Certo. Come diceva Biagio, siamo riusciti a mantenere, a difendere il 4-0 dell'andata con un 3-1. Quindi ci stanno da rivedere moltissime cose. Adesso non so cosa manchi, quale sia l'anello che manchi al Foggia per completare, per andare avanti in questo campionato. Giustamente la squadra di De Zerbi reagisce, ha fatto vedere l'anno scorso, alla fine campionato reagisce bene, forse fisicamente reagisce meglio a fine campionato, quindi ci saranno dei risultati in prospettiva futura, che forse fisicamente saremo in ottima forma, ma al momento non so, al momento c'è confusione, c'è molta confusione. Oggi chi si aspettava una formazione in campo diversa, diciamo, invece di un 4-3-3, c'è chi si aspettava un 3-4-3, o chi si aspettava come domenica scorsa, come è stato nel secondo tempo, e De Zerbi ha fatto un 4-2-3-1. Sono d'accordo per quanto riguarda De Zerbi, perché giustamente l'1-0 si vince, si perde 1-0, e si perde 3-0, si perde, mi sta benissimo. Quindi secondo me ha fatto una buonissima decisione De Zerbi a mettere le quattro punte, perché come abbiamo perso 3-1, ci sta bene. Dovevamo perdere 1-0, dovevamo stare forse a recriminare il gol, non gol, forse ci stava il rigore, forse questo dà carattere alla squadra, perché il Foggia ogni volta che ha perso ha reagito, di conseguenza ha dato dei risultati. Quindi i quattro pareggi in casa, sarebbe stato buono forse perderne una, e invece di prendere quattro punti in quattro partite avremmo preso forse 6-7 punti in quattro partite, che è meglio. Quindi stanno da vedere molte cose. Io sono con De Zerbi, perché giustamente è tutto in mano sua, e non sarebbe giusto da parte nostra come tifosi, e non sarebbe giusto, diciamo, recriminare più di tanto a De Zerbi. Bisogna vedere adesso dove ci porta il nostro mister, sperando che aggiusti quelle cose che non vanno bene, non ci vanno bene, ci stanno strette, soprattutto perdendo e giocando male. Va bene, allora io adesso vorrei concludere, vi posiziono tutti e tre. Giacomo, ecco, ci sono. Ecco, senti Giacomo, allora andiamo a concludere. È difficile fare valutazioni dopo una sconfitta del genere, che soprattutto segue il periodo che abbiamo detto prima. Però il campionato continua, è stato detto da più parti, ci sono ancora altre partite, ci sono visioni come quella di Michele
che comunque tendono a dare una prospettiva che non si ferma alla partita di oggi. Insomma, dai, diamo un senso al resto del campionato, perché siamo ancora dentro tutti i discorsi possibili. Si comincia da domenica? Ma ormai per forza di cose ce lo stiamo ripetendo da quante settimane ci stiamo ripetendo. Dai, faremo meglio settimana prossima, dai, settimana prossima ricominciamo, però qua stentiamo a ricominciare. Io non sono totalmente in disaccordo con chi mette in dubbio De Zerbi, nel senso, per me De Zerbi rimane il perno di questo progetto. Su me ha fatto proprio una valutazione sbagliata, non tanto sui giocatori quanto sugli uomini. Veramente io continuo ad avercela con i giocatori che non si stanno dimostrando all'altezza. Giocano quando vogliono, quando non vogliono giocare non giocano. Però per forza bisogna adesso, cioè, devono vincere, non tanto per loro quanto per noi tifosi che ce lo meritiamo, nel senso. Bene. Non so, veramente non so che quello che voglio dire, quindi, è che l'ultima cosa sulla quale potresti dire è questa. Ci ha mandato un messaggio Eugenio da Amsterdam, che ci sta seguendo, e lui dice che una delle chiavi di lettura può essere la preparazione atletica. Dice: ma che preparazione hanno fatto? Perché può essere che al di là del gioco ci sia un discorso proprio di fisico, non reggono, e questo può essere. Secondo te c'entra qualcosa la preparazione atletica? Allora, devo dire, frequento un forum del Foggia in cui un utente in particolare da ottobre iniziò a sollevare il problema della preparazione atletica, studiando anche le dichiarazioni fatte dal preparatore atletico, quello che morde gli avversari. Dice che lui non è stato lui. No. Ce lo possiamo dire fra noi, sperando che non ci senta. Non pare non sia è stato un calciatore. È meglio Vabbè. Non dirlo, dai. Sì, ognuno ci avrà la sua. Vabbè, comunque lui, tutte queste tecniche nuove, non basate tanto sulla resistenza, quanto più sul gioco sul pallone. Sì, effettivamente è una squadra che è scoppiata completamente, anche dal punto di vista atletico, soprattutto ad esempio nel secondo tempo di Matera. Ripeto, secondo me invece l'unico problema sollevato da qualcuno, non so da chi, effettivamente è stato il mercato di gennaio. E abbiamo riempito la squadra di troppi giocatori, nel senso, faccio un esempio in attacco, abbiamo una quantità di ricambi che sono troppi, Chirico, Arcidiacono, Sarno, Iemmello, Floriano, Mazza, ci vuole un equilibrio secondo me. Rispondi a Christian che ci scrive, perché sì. Lasciare Agnelli con una panchina così, perché togliere Vacca? Perché questi cambi di schemi? Oggi avrebbe potuto giocare Foletti e forse anche Floriano. Quindi abbiamo una bella panchina, abbiamo comunque dei buoni giocatori, le scelte non sono giuste. Poi lo fa te provocatorio, perché tu dai per scontato che abbia ragione De Zerbi. Oh, io non ho scontato che abbia ragione De Zerbi. Io dico che abbiamo, per fortuna, da una parte tutti dei ricambi validi. Floriano adesso sì, tutti vorrebbero, col senno di poi tutti dicono di mettere Floriano, ma io mi ricordo quali sono state le recensioni su Floriano settimana scorsa, per quei 15 minuti che ha giocato non ha neanche giocato male. Quindi fa facile, col senno di poi dici poteva mettere Floriano. Per me non è quello. Per dire, una cosa che ci ha snaturato un po' è che se quel cretino di Dichiara non fa il pagliaccio alla fine della partita e si fa espellere, oggi avremmo giocato con un terzino sinistro, cosa che non avevamo, perché avevamo un centrale di difesa adattato a sinistra. Il problema è che è quello là. E a sinistra hanno spaziato spesso. Quindi infatti. Non c'avevamo un terzino sinistro, perché non c'avevamo un terzino sinistro? Per infortuni? No. Per qualcos'altro? No, perché è stato... una reazione eccessiva. In modo stupido, espulso a fine partita, neanche dici per un fallo di gioco, neanche dici per fermare un attaccante che stava andando verso la porta,
fa un fallo all'ultimo uomo e viene espulso. No, perché a fine partita contro il Matera ti fai espellere come un cretino, punto. Nel senso, non, e queste sono cose che una squadra che tendenzialmente punta al primo posto non deve permettersi. Per questo dico io, non è tanto questione di De Zerbi. Il primo tempo di Matera è stato perfetto, poi se questi giocatori non ci hanno nel carattere, non lo so, la forza per reagire alle situazioni di pressione, la forza per tenere un risultato davanti a 12-13 mila persone. Però, va bene, dai. Chiarissimo. Allora, Giacomo, dai, va bene così, chiarissimo il tuo punto di vista. Io adesso vorrei sentire, sempre per concludere, Pino, e poi andiamo a chiudere con i nostri amici a Roma e chiudiamo la trasmissione. Pino, allora, domenica ci riprendiamo? Sicuramente. Domenica bisogna vincere e più di quel che ha detto Tona, bisogna cacciare le palle. Io dico, bisogna buttare le palle dentro. Anche questo non sarebbe male, insomma, segnare qualche gol a volte serve. Se cacciano ste palle, speriamo che le palle se le tirano, gliele tirano in porta. Quindi, speriamo che vada alla grande. Dovrei esserci io alla Zaccheria dopo un po' di tempo, quindi speriamo che il Foggia mi fa anche un regalo di una bella vittoria. Allora, in attesa che Pino arrivi da Los Angeles allo Zaccheria, perché è l'arma finale, praticamente adesso non abbiamo altro, abbiamo provato a mandare Valentino e non ci è andata bene, adesso ci mandiamo Pino. Senti Pino, te la stiamo onestamente, noi è vero che ci scegliamo la partita più facile, però da Mitico Channel facciamo arrivare da Los Angeles Pino e lo facciamo andare allo Zac nella partita contro la Lupa Roma. Se non vinciamo a questo punto lasciamo perdere, ci daremo alla cucina e faremo una trasmissione con Tona che ci spiega come si fa lo gnoccoli, quella cosa strana che aveva detto lei con lo strutto. Va bene, ciao Pino. Ciao, buona giornata, visto che a te è giorno da quelle parti. Ore, aggiornaci sull'ora di Los Angeles. Al momento 11:30 del mattino. 11:30 del mattino, deve ancora mangiare. Benissimo, invece finiamo con i nostri nuovi amici. Io vi saluto perché sto per entrare in metropolitana e potrebbe... Ciao Giacomo, ciao. Allora, andiamo allo studio 3 di Roma, Armando, sì. E Michele, gli diamo un bel primo piano. Allora, ecco. Innanzitutto grazie per essere stati qui e dovete tornare perché sennò che fate? È un onore, vabbè, no. Dai. Diciamo, è bello parlare di cose che ti fanno sentire, diciamo, vicino a casa, no? Perfetto, adesso ci date 5 secondi su di voi. Voi studiate, lavorate a Roma, cosa fate? Io studio e io ho cominciato a lavorare da poco. Benissimo. Fatevi onore, perché i foggiani si devono fare onore. Sì, certo. Quello sempre, esportiamo il foggiano. Ebbene. Quello sempre. Allora noi vi aspettiamo per la partita con la Lupa, perché con piacere. Facciamo un bel ponte con Pino dallo Zac che vi spiegherà. In quanto la matematica non ci condanna, possiamo sempre vincere. Quest'uomo, secondo me, è la cosa fondamentale. Benissimo. Allora a questo punto, siccome è una cosa bella, detta in un momento difficile, dopo una partita che è andata come è andata, io direi di chiudere così, ragazzi. Va bene, benissimo. Va bene. Con una lettura comunque positiva, non per quello che si è visto oggi o che abbiamo per il risultato di oggi, ma per quello che potremo fare e che faremo sicuramente. Non ci può andare sempre male, arriverà un momento in cui andrà male agli altri e là saranno cavoli degli altri. Benissimo, va bene, allora. Io saluto tutti sull'inquadratura, sul nostro nuovo studio 3 di Roma che abbiamo inaugurato oggi, e saluto tutti gli amici che sono stati con noi e faccio partire la sigla. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Pino, ciao a tutti.